Luca, partiamo da quel rigore che hai calciato, cancellati i due che hai sbagliato, non ne parliamo più adesso. Abbiamo parlato anche fin troppo. Io ho sbagliato il primo, ho dimenticato il primo, ho sbagliato il secondo, ho sbagliato il secondo. Ne sbaglierò ancora tanti in carriera, quindi non è un problema. Ne sbagliano i grandi campioni. Io ho sempre la personalità di andare a calciare, a volte va bene, a volte va meno bene. È andata più spesso bene, quindi continuerò sulla mia strada e sicuramente ci saranno altri rigori positivi da qua in avanti. Undicesimo gol in campionato, se non sbaglio hai eguagliato il tuo record in Serie C, un 7 più 4 che avevi fatto tra Rimini e Reggiana 2 anni fa. Ti chiedo se ti poni un obiettivo, un limite. Sì, ho eguagliato il mio record, purtroppo 2 anni fa era finito il campionato prima, se no magari qualche gol in più lo facevo, però al di là di questo i gol sono importanti soprattutto quando portano punti come questo e come tanti che ho fatto quest'anno, di conseguenza è la cosa che mi dà morale, che mi dà ancora voglia di andare avanti, questo, cioè vedere che la squadra sta lì davanti anche grazie a ai miei gol, quindi questa è sicuramente la cosa più bella. L'obiettivo è fare dei gol decisivi, che saranno 15, 12, non lo so, 18, è importante che siano come quello di oggi, importante per i 3 punti. Passo subito al derby, tu ne hai già giocati tanti contro il Modena, ti chiedo che cosa ha di speciale questa partita e come si vince. È una speciale perché dall'esterno si respira già un'aria diversa, quindi sicuramente l'ambiente carica come si deve la partita, non c'è bisogno che ci carichiamo tra di noi, che il mister carichi la partita perché è una delle classiche partite che va da sola. Sarà una partita tosta dove si incontreranno due squadre fortissime, quindi andiamo in campo carichi sicuramente, quindi ce la metteremo tutta per portare a casa il risultato che vogliamo e imporre il nostro gioco.